realtà di posti a tavola ce ne sono davvero pochi da aggiungere in questo periodo e così i ristoratori brindisini hanno trovato questo modo ironico per raccogliere fondi, per sostenere la categoria e soprattutto quelle attività che hanno maggiormente subito le conseguenze delle restrizioni anti-Covid. Il calendario verrà venduto a 20 euro e contiene 17 buoni sconto da 10 euro ciascuno da utilizzare nei ristoranti brindisini. E intanto la percentuale dei tamponi positivi su quelli effettuati cala vistosamente. Per la prima volta dopo diverse settimane va sotto il 10%, per la precisione l'8,41%. Ma con 53 nuovi ingressi in un giorno nelle terapie intensive, la Puglia oggi registra il peggior dato italiano. Seguono Veneto con 40 nuovi ingressi ed Emilia-Romagna con 24. Resta alto anche il numero delle vittime. Mentre continua a essere altalenante, sicuramente in funzione dei test effettuati, la situazione in provincia di Brindisi. Oggi i positivi sono 50 contro i 17 di ieri. 10.420 test effettuati, di cui 876 positivi per una percentuale dell'8,4%, 35 i decessi registrati nella regione, due dei quali a Brindisi. Questa è la suddivisione dei casi per provincia: 50 Brindisi, 64 Lecce, 199 Taranto, 340 Bari, 150 Foggia, 71 Bat. Due decessi registrati all'ospedale Perrino, nel reparto di medicina interna, un paziente di 83 e un altro di 94 anni. La situazione dei ricoveri: 53 Covid al Perrino, di cui 19 in malattie infettive, 16 in pneumologia, 9 in medicina interna e 9 in rianimazione. 25 ricoverati a Ostuni, di cui 10 in medicina interna e 15 in pneumologia. 24 i post-Covid, 11 nella struttura di Mesagne, 8 a Ceglieme Sapica e 5 a Cisternino. La ASL di Brindisi ha diffuso il consueto report settimanale aggiornato al 20 dicembre. Nella provincia risultano positivi 1.222 soggetti, di cui 660 donne, il 54%, e 562 uomini, il 46%, con un'età media di 46 anni. E a questo proposito la ASL osserva che negli ultimi 2 mesi c'è stato un assestamento dei valori dell'età media compresi tra 42 e 46 anni, con la metà dei casi anagraficamente riconducibili alla fascia produttiva della popolazione. Sono invece 137 i decessi totali dall'inizio della pandemia in provincia di Brindisi. Ecco i dati dei positivi comune per comune forniti dall'ASL. Brindisi 389 casi, Francavilla Fontana 191, Mesagne 83, Oria 69, Ceglie 68, Torre Santa Susanna 56, Latiano 55, Fasano 52, Ostuni 40, San Vito dei Normanni 39, Villa Castelli 35, San Pietro Vernotico 34, San Pancrazio Salentino 24, Carovigno 20, Cisternino 19, Cellino 13, Erchie 12, San Michele 11, Sandonaci 9 e Torchiarolo 3. È interessante, come sempre, nel report dell'ASL il dato di incidenza del virus in rapporto al numero degli abitanti. La zona ovest della provincia di Brindisi risulta essere ancora quella più colpita. Osservate la situazione dalla colorazione della cartina: Villa Castelli resta il comune a maggior incidenza Covid di tutta la provincia, subito dopo viene Francavilla Fontana. Guardiamo i dati: Villa Castelli 233 casi ogni 10.000 abitanti, Francavilla 218, Brindisi 192, San Michele 187, Torre Santa Susanna 183, Latiano 174, San Pietro Vernotico 168, Oria 164, Mesagne ed Erchie 136, Ceglie e Ostuni 132, San Pancrazio Salentino 128, Carovigno 121. Poi ci sono i comuni sotto i 100 e sono Fasano con 93, San Vito dei Normanni 90, Cellino San Marco 87, Sandonaci 81, Torchiarolo 73 e Cisternino 68 casi ogni 10.000 abitanti. E concludiamo il lungo viaggio compiuto nei 20 comuni della provincia di Brindisi per respirare l'atmosfera di festa e di speranza attraverso quello che è il simbolo del Natale, l'albero. Questa sera andiamo a Sandonaci e concludiamo il nostro viaggio a San Pancrazio Salentino.